mandami la lingua. Che cosa me ne fareste? Oh? Ma che adesso mazzella! Mia nipote, che l'hai? Che stai? Possiede una dote. Ma che dico, una dote? Una dotò! E non può sposare un capo contabile con 20.000 lire al mese. L'ho presentato. Vabbè, signora, io intendo convenire con voi su ogni punto di qui sopra. E però non vi ho ancora detto, e ne discorrevamo poc'anzi proprio con vostro cognato e con vostra nipote. Scusate, che cosa discorre? Scusate. No, dite. Si dialogava, questo intendevo dire. Ecco, che io sono anche erede di uno zio ricchissimo, che allora quando defungerà mi lascerà tutto quanto, quindi siamo a posto. Ma allora quando defungerà? Quando defunge? Ma quando ci ammaliamo si funge? Ma voi ancora vivo, su! Lasciate che defunge e poi dopo ve la sposate. Ma no, papà, io la voglio mo però! Ma vuoi funge, mo? E pigliami mi funge anche su! Silenzio! Zitta tu! Oh! Zitta tu! Oh! Zitta tu! Oh! Zitta tu! Oh! Zitti tutti! Oh! Signora, ebbè, signora, voi mi deludete profondamente! Certo, sono venuto stamattina a parlare di... Non è che se aspettavo una signora in posto! Non mi conosco! Enrico, calmati! Uno con TikTok l'hai trovata qui! Mi avete fatto venire la vermenara! Ma saluai, so che chiuso la stomaca! Ma mi facevi defungere a me, mi facevi defungere! Vi siete calmati? E allora, signora, donna Beatrice Bella, sappiate che con o senza il vostro beneplacito, Concettina sarà mia. Proprio così. E già che prima si parlava latino, rammentate voi tutti le seguenti parole. Timeo Danaos et dona ferentes. Troia cadde! Non già a causa della forza, bensì della frode. Ossequio a tutti, signori. Amore?